Buongiorno a tutti e buon sabato. Finalmente eccomi qui per fare il video dei libri del mese, un po' in ritardo. Come sapete sono stata a Londra, come sapete forse tornata da Londra mi è venuta la febbre alta, quindi ho ancora una voce un po' dell'oltretomba, ma ci siamo. Questo mese devo dire che non sono molto soddisfatta delle mie letture, non in termini di qualità, quanto in termini di quantità, perché non so cosa sia successo, ma ho letto abbastanza poco per i miei canoni e sono rimasta bloccata sul libro che in realtà mi piace per un sacco di tempo. È il libro che non ho ancora finito e che quindi vedrete nel prossimo video dei libri del mese. I due libri che hanno aperto questo mese sono altri due libri della saga della nostra ormai eroina Anita Blake di Laurel K. Hamilton e sono i successivi in ordine cronologico rispetto a quelli che ho letto negli scorsi mesi, ovvero Polvere alla polvere e Il ballo della morte. Dovete tenermi con questa voce in questi giorni. Niente di particolare da segnalare, Anita Blake continua le sue avventure ai limiti della realtà, anzi ben oltre i limiti della realtà, tra mostri, vampiri, licantropi e chi più ne ha più ne metta, con le sue fidate pistole, le sue fidate Nike. Ah, devo fare una precisazione doverosa. Non è doverosa per niente, però insomma, sul dettaglio della sua presunta verginità fino al matrimonio. In realtà Anita ha già avuto rapporti al college, ma vuole rimanere casta con i suoi due pretendenti, che sono uno più figo dell'altro, a quanto pare. Questione di scelte. Gli appassionati della saga comunque sapranno che in uno di questi due libri, faccio un piccolo spoiler, quindi se non volete sentire, chiudete l'audio, non so, fate quello che volete. Dicevo, gli appassionati della saga sapranno che in uno di questi due volumi finalmente Anita sembra decidersi e questi tutti i suoi buoni propositi se ne vanno al diavolo. Tra l'altro, con una motivazione, ma non so, che ovviamente non è. Mi è sembrata un po' campata per aria, del tipo non riuscivo a tirare più di così, buona. Va bene, questo è quanto per quello che riguarda i due libri di Anita Blake. Il terzo e ultimo libro che ho letto questo mese è questo. Ah, i libri di Anita Blake non ve li faccio vedere perché, come al solito, non mi sogno neanche per sbaglio di comprarli, ma li leggo in versione elettronica. Dicevo, Il Signore del Tempo di Daniela Lucchi, edito da Albatros. Come sono venuta in possesso di questo libro? Questo libro è giunto fino a me direttamente dall'autrice perché è una, diciamo, amica di una mia amica, quindi la mia amica Marti, che se passa di qui, non so se passare di qui, la saluto, ciao Marti, ha suggerito alla sua amica Daniela di inviarmi una copia di questo libro perché potessi leggerlo. Ed eccoci qua. Cosa dire del Signore del Tempo? Il Signore del Tempo è un romanzo fantasy di stampo abbastanza classico, ovvero nell'ambientazione e nelle razze presenti, nani, umani, elfi, e viene arricchito dalla presenza di questi cinque, se non sbaglio, mi sembra di sì, cinque signori. Cinque potenti che incarnano i quattro elementi più il tempo. La storia di per sé è molto interessante. Praticamente, molto molto in breve, il Signore del Tempo viene rapito e ovviamente tutto il corso degli eventi impazzisce e qualcuno dovrà riportare le cose a posto. Quello che ho trovato gradevole nel libro è la caratterizzazione dei personaggi, ci sono dei personaggi molto carini, dei personaggi più convincenti, dei personaggi meno convincenti, ma una nota che mi sento di fare è che questo secondo me non è un fantasy classico. La prima cosa che secondo me gli manca è la lunghezza. Infatti il libro è abbastanza breve, si legge abbastanza in fretta e non si perde in
descrizioni molto lunghe, come fa ad esempio Tolkien, e gli eventi sono narrati in maniera abbastanza rapida e indolore. E è per questo che io, più che un fantasy, la definirei una favola fantasy. È per questo che io lo consiglio anche a chi non ama particolarmente il genere. A me è piaciuto perché non ho ritrovato in questo libro la classica contrapposizione fantasy tra il bene e il male. Non c'è il cattivo di turno da andare a sconfiggere, né ci sono i buoni, i paladini della legge, il guerriero valoroso, ma ci sono dei personaggi che per forza di cose e per una serie di eventi si trovano a dover fare quello che fanno. E quindi, prima di tutto, faccio i complimenti a Daniela perché questo è il suo primo lavoro. E beh, per essere un primo lavoro io l'ho trovato gradevole. E poi appunto perché faccio complimenti a Daniela perché il libro comunque è ben scritto e potrebbe aiutare ad avvicinare al fantasy anche le persone che il fantasy non lo amano particolarmente, vuoi per tutta una serie di pregiudizi, vuoi anche appunto per la lunghezza spesso delle saghe. Quindi questa sorta sì, di favola potrebbe far avvicinare a questo genere di letteratura anche persone che di solito la snobbano. Un unico piccolo appunto, secondo me, questa estrema brevità ogni tanto penalizza la storia, perché si passa molto spesso da un momento a un altro con una semplice parola, con, che ne so, è successo questo. 2 mesi dopo, cioè non succede proprio esattamente così, però l'idea è questa. Io avrei gradito, in quanto amante del fantasy, magari ogni tanto il dilungarsi di alcune situazioni per meglio spiegare, gli avvenimenti. Però poi per il resto questo è un libro che mi è piaciuto e sono rimasta anche molto molto soddisfatta del finale, quindi, se lo trovate ve lo consiglio. E basta, questo è tutto. Il video. Scusatemi, il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video dei libri del mese. Ciao ciao!